Bentrovati ad un nuovo video tutorial firmato FabioAmbrosi.it. Quest'oggi parleremo di color correction, argomento essere molto atteso da molti di voi. L'argomento però è complesso ed è il motivo per cui mi trovo davanti a voi in giacca sostanzialmente, per fare una piccola precisazione. L'argomento color correction richiede tanta pratica, richiede diverse conoscenze teoriche e soprattutto richiede la padronanza di tutti gli strumenti messi a disposizione da Adobe Premiere. Ci sono molti professionisti in gioco nella color correction, c'è il direttore della fotografia che è il principe, il re direi quasi, dell'immagine quando si parla di video, quando si parla di colori, quando si parla di illuminazione, è il principe delle luci il direttore della fotografia ed è lui che comanda quando si fa una produzione. Il direttore della fotografia ha sempre l'ultima parola. Poi c'è il tecnico chiaramente che davanti ad una console che può essere Adobe Premiere, ma esistono software anche più professionali come DaVinci ad esempio per manipolare i colori. Ecco, il tecnico va a modificare i parametri su indicazione del direttore della fotografia per aumentare le luci, diminuire le luci, aumentare i neri, alzare il rosso, il verde, il ciano e tante altre cose. Noi oggi non parleremo nel dettaglio di color correction, parleremo degli strumenti messi a disposizione da Adobe Premiere per fare color correction. Quindi parleremo di Lumetricolor, parleremo degli strumenti che ci permettono di leggere le immagini digitalmente per capire cosa effettivamente sta accadendo alla nostra immagine in maniera scientifica, tipo il vettoscopio, è un esempio, eccolo qua alla mia destra, alla mia sinistra, e chiaramente parleremo di quello che noi possiamo fare come montatori video per migliorare la qualità delle nostre immagini. Chi non ha mai sentito parlare di color correction e non sa cosa stiamo per fare, un piccolo esempio ve lo faccio vedere subito. La mia immagine in origine non era questa, non ero così quando ho registrato questo filmato. Non ci credete? Ecco, questa è l'immagine così, al naturale, come l'ho ripresa quando ho fatto questo video. Torniamo alla color correction, queste sono i colori veri, finti se volete, color corretti con Adobe Premiere. Di questo parleremo. www.fabioambrosi.it, il mio sito internet per non perdere i prossimi tutorial con l'elenco delle prossime lezioni, di quelle passate, se volete recuperare alcuni aspetti di Premiere trattati nelle lezioni precedenti. Ci saranno molte novità in futuro, iscrivetevi a questo canale per non perderle e se vi fa piacere cercatemi su Facebook, cercatemi come Fabio Ambrosi. Nella pagina ufficiale di questo corso e di questo canale ci saranno tutte le novità nei prossimi mesi, più verso l'autunno, inverno. L'inverno sta arrivando e arriverà con molte, molte, molte novità. Basta così, iniziamo a lavorare con Adobe Premiere, parliamo di color correction. Andiamo!